È la storia di un personaggio, non è una canzone comica, è la canzone di un personaggio immaginario che vive nei bassi fondi di una città, della città, insomma, nei bassi fondi così, e si affranca, potrebbe questo, ed è la, si intitola La storia dell'Illo. Ok. Come si chiama il personaggio immaginario, scusa? Cos'è? Lillo? La storia di Lillo? Ah, che il... Hai detto un personaggio immaginario che si Ah. affranca, si chiama, hai detto la storia di Lillo, hai detto. No, ma che... Sempre che vuoi essere il No, scusa, mezzo... come si chiama? No, come si chiama questo qua, questo personaggio? Ma non ha un nome... Hai detto adesso la storia di... Sì... Come si chiama? No, quelle... È la storia di Lillo. Lillo? La storia di Lillo. Come è scritto, scusa? È scritto LHYRHLO 13. E si pronuncia? Lillo. Ah, come me, come il mio nome mio si pronuncia Ma chi ti chiama Lillo. Lillo, te? Lillo mi chiamo. E questo si chiama? Lillo. Non è quasi. Ma come fai Vabbè, a sentiamo dire la una cosa? canzone. Cioè, Vabbè. lui si chiama Attilio, io mi chiamo Greg, e questo si chiama Lillo, e tu ti chiami Lillo. Non Vabbè, capisco la... sentiamo la canzone, vai. Va bene, devi fare... Dai, sto qua, mica ti disturbo, sto qui. No, il suo nome Lillo nacque tempo fa, là nei bassi fondi della città, dove il bene e il male sono solo una teoria, e la morte ti sorride ogni giorno per la via, dove il sole non riscalda e i vicoli son bui, ma la voglia di riscatto pulsa forte dentro lui. Quanto pulsa Lillo, quanto pulsa Lillo. Ma che sei scemo sei? Che? Quanto puzza Lillo, Ma dici? te riesci a farmi fare una canzone per Cioè, intero? quanto puzza Lillo? Ma chi l'ha Tu detto? adesso hai detto quanto puzza Lillo? A parte che ti frega. Come che mi frega? Ma non l'ho detto, ma che te senti delle cose dalle orecchie foderate di prosciutto? Ma che... Ho detto, lui nasce nei bassi fondi dove il sole riscatta, ma la voglia di riscatto pulsa forte dentro lui. Quanto pulsa a Lello Ah, questa voglia di quanto riscatto? pulsa a Lillo? Sì. No, perché cantata in velocità sembra proprio quanto puzza Lillo, ti giuro. No, non Cioè, anche c'era loro avranno capito attese. quanto puzza Lillo, mi sa. Oh. Vabbè, dai, possiamo andare. Cioè, quello che arriva è quanto puzza Lillo, eh. Vabbè, Posso dai. andare avanti? Sai, la vita è dura e non regala niente, solo odio e acredine della povera gente. E fu così che un giorno Lillo se ne andò e la madre in lacrime crudele abbandonò. Tanti giorni e troppe notti di cammino, sai, senza più voltarsi né lavarsi mai. Quanto puzza Ancora, Lillo, ancora. quanto Ma che puzza fai con me? Lillo. Sì. Ammazza quanto puzza Ma perché Lillo! che è st'enfasi? Ma che è st'enfasi? Puzza Lillo! Ma sì! Guarda che enfasi che c'è, ammazza quanto che Ma che stai... Mi ha preso il pezzo, sono è! Cioè, non ti ho contento. mai visto preso così dalla canzone! Che mi piace questa particolarmente. Ma proprio preso proprio, ammazza quanto puzza, l'hai mai fatte ste È cose? più soul. Una Ma cosa... poi scusa, l'hai già detto quanto pulsa a Lillo, che ripeti le Ma cose? che lo vedi che non senti tu? Capisci fischi e Sì. fiaschi. Prima, allora, dice adesso, tanti giorni e notti di cammino, sai, senza più portarsi né lavarsi mai, quanto puzza Ah, ma Lillo. puzza proprio adesso. Ah, ho Esatto. capito. Cioè, prima era quanto puzza, adesso puzza invece proprio lui. Bello, bella canzone, bello il personaggio. E che Sì. c'entra? È una cosa, un personaggio... Cioè, è scritto la pensione sul personaggio così l'ha chiamato Lillo, così tanto Un per. nome a Fammi la caso. scrivere la storia di uno che puzza, Ma non è che di lo uno che chiamo puzza, gli sto Lillo. dando un identikit, Vabbè. prima psicologico e poi fisico, cioè voglio Dai, creare un po' avanti, tutto. voglio sentire, avanti, voglio Ma sentire perché come. so per forza gli eroi, c'è anche i personaggi cattivi, è un villain, è una... Oh, E dal Heroes and Villain. ritornello. Riprendiamo, se no è Sì, difficile come. accadere. Quanto puzza L'hai Lillo! rilappato! Vabbè, Che mi ri... Ma che riattaccassi. riattacca? Riattacca da Non ci dopo. si crede quanto Quanto puzza... puzza Vabbè, dai, Lillo? allora facciamo una cosa, dai. Vabbè.
Ma se la vita è dura, Lillo, che uno zozzo è più duro della vita e presta i soldi a strozzo. Che? Ma la vita scorre, il tempo se ne va, il destino tesse trame e cambia la realtà. E la vita, Lillo, cambia proprio il giorno in cui incontra un ragazzo magro ed alto più di lui. Perché Lillo è basso, perché Lillo è basso, perché Lillo è grasso. Ma che applaudite? Cosa Lillo applaudite? È basso e grasso. Ma che fai le coreografie? Ma fermo, fermo. Che fa? Le coreografie non le hai mai fatte, non hai mai ballato, ma che fa? Ma uno non fa, non ha mai fatto, cioè, una cosa, non può iniziare. Ma sei pure studiate le coreografie. Ma vabbè, ho fatto ma una cosa. Ma poi che è sta cosa gratuita? Che c'entra con queste basse e grasso? Che c'entra? Arriva con così muore, gratuito, perché basta, cioè fai ritornello sul fatto che queste basse e grasso. Serve ma a che connotare il personaggio, che è un personaggio appunto, perché molto spesso quelli bassi, si dice, no, che quelli bassi sono quelli più cattivi, tipo Hitler, queste cose qui, allora serve a dare questa... Questa sua realtà proprio, cioè, di essere mostro, il mondo. È un mostro, sì. È vero, si chiama un mostro, eh. Fa schifo questo. E poi tu, tra l'altro, hai messo delle cose che non vanno per niente bene. Perché, a parte l'assonanza lì abbastanza forte, ci hai messo pure una cosa che può trarre ancora di più in inganno il pubblico eventualmente. Perché tu ci hai messo che incontra un ragazzo più alto, è più magro, è più alto, è alto più di lui, che la gente potrebbe pure pensare magari che ci sta parlando di te, magari pensa quello è Greg, capito? Quello sono io. Cioè, quello sono io, sì. Cioè Lillo di fantasia è quello sei tu. Perché... mi piaceva tipo Hitchcock, no? Che fa il cameo, io mi sono messo nella canzone, un personaggio di fantasia io. Ah, quindi questi diventano Lillo e Greg. Diventano. Ma avanti, 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 avanti. E non gli frega niente del fratello in polizia. Mio fratello lavora in polizia, mio fratello. Vero? Sì. Ah, non lo sapevi? No. Ah, no, quando l'hai visto in divisa agosto, che pensavi fosse carnevale? Pensavo fosse una festa. Sì, sì, ma avanti, avanti, avanti. O di quello che lavora giù in pasticceria. E l'altro fa il pasticcere. Diceva, ma guarda un po', eh? Hai pure, quanti rinfreschi ha ordinato te? Ma lui esiste solo lui di pasticcere. Sì, sì, sì. No, uno fa il pasticcere, non è che sì, là. Sì, sì, poi. Non gli importa della madre da cui già mai ritorna. Non gli importa della moglie che riempie assai di corna. Vabbè, de fantasia, diciamo. Perché Lillo è stronzo. Perché Lillo è stronzo. Tutti insieme. Ma che? Perché Lillo è stronzo. Ma che? Che incidi? Ma che? Oh. Perché Lillo è stronzo. Ma ammazza proprio. Ma che? Ma che? Oh. Ma qua. Cioè, acchiappa pure sto pezzo. Cioè, stanno a far la ola. Tutti Lillo è stronzo. Cioè, stanno in piedi. C'è neanche Satisfaction dei Rolling Stones. Ma non piace. È assurdo, non ho mai visto una cosa del genere. Ma sparisce, sto pezzo va via, sparisce dal repertorio. Voi, fine, sei fate, proprio, fate sei vostri, gretto, meschino, no, è finita, sei basta, gretto e meschino. Questi vanno a casa stasera tutti e Lillo è... Tutti, cioè, proprio, gli piace, sei, però piace sto pezzo. Sei gretto, piace, e meschino, perché ti sei sempre, sì, sentito l'ombelico del mondo. Sì. Pensi che si parli sempre, ti senti la tua cosa. Tu ti sei fissato con questa cosa di che Lillo sembra... Lillo. Ah, e se questa cosa che è una cosa veramente assurda. Sì. Poi oltretutto neanche si chiama Lillo, non è il suo vero nome. Ma diciamolo allora. L'avrei detto, ma... almeno me l'ha fatto dire. E no, quindi... specifichiamo. E no, perché sennò questi veramente vanno a casa stasera Lillo e se canticchiano questa cosa. No, te prego, spieghiamo che non si chiama, che questo qua... qual è il vero nome di questo? Vabbè, dai, si ha detto. Che ha detto? No, no, ora lo dici. Si dice, quando lo dici? Nel finale? Nel finale. E sì, fa il finale. Vabbè, ma adesso non... Che adesso che? Che mo andiamo via con Lillo? No, 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 no. Vai, da te, di il finale. Fai il finale della canzone, su. È sempre tonalità. Ma, ce l'ha, lo, ma l'hai scritto il finale? Sì. Ah. Un po' più forte. Ma una notte Lillo disse, sai Greg, ti dirò un mio segreto, non pensare sia una gag. Bella, bella metrica. La stai a metà adesso, eh? No, ah, no, così, no, c'è, sembrava, sembrava, sembrava. Ah, la vuoi sentire? Sì, sì, prego, prego. E gli ho risposto,
Se è un segreto, allora Lillo. Chi è che suggerisce cose? Arrivano dei suggerimenti. Per favore, cioè io già sto lottando con te. Ma io non so, cioè una cosa. C'è un complotto, è un complotto contro di me. Non fate cacciare. Io sono tutto orecchi, ti prego allora dello. Del, scritto di H e Y immaginavo, HO13. Sì. La cosa è proprio questa. E non pensare male, il mio vero nome è Perolo Pasquale. Io mi chiamo Perolo Pasquale. No, ma questo è Perolo Pasquale. E come è scritto questo? Pie, pie, T, H, R, O, grazie, buonanotte.